Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare dei bonsai. Vocero un po' in giro perché era fuori. Vi faccio vedere cosa è successo nel frattempo al bonsai che stavamo iniziando a mettere mano. Allora, ha preso caldo, messo fuori, ha preso caldo, la terra si è asciugata e lui è andato in crisi idrica, infatti ha perso tutte le foglie e ha seccato dei rami, tipo questo, questo e qualcosa di piccolino qua e questo qua. Qua, come vedete, sta ripartendo. Per aiutarlo a ripartire, cosa ho fatto? Gli ho tolto completamente tutte le foglie che aveva ancora, che erano rimaste, che ne erano rimaste un bel po', gliele ho tolte tutte. In modo che non aveva foglie da dove poter perdere acqua. Infatti, se noi prendiamo una pianta rinvasata, quindi la togliamo dalla terra in momenti anche non adeguati, se vogliamo garantirgli la sopravvivenza, dobbiamo andare a togliere completamente tutte le foglie affinché la pianta non vada a perdere acqua e gli rimangano le energie per ripartire. Gli ho fatto già 3 cicli di concimazione e come vedete adesso stanno ripartendo veramente tantissime gemme. Qua ne abbiamo una, qua ne abbiamo tre, quattro qua e qua ne abbiamo altre due e un'altra qua piccolina che sta spuntando. E poi dovremo andare a tagliare le parti secche e inutili. Questo problema può essere un problema abbastanza comune durante le prime fasi di rinvasi, di adattamento alla pianta, in quanto questa terra, che è la cadama, asciuga con una facilità incredibile. Quindi nel giro anche di un'ora sotto il sole è completamente secca. E la pianta inizia già ad andare in deficit idrico. Quindi, prime volte che le rinvasiamo, gli facciamo un rinvaso, teniamole o in una zona all'ombra, oppure ricordiamoci che asciugherà presto, molto presto, quindi di tenerle bagnate. Casomai le copriamo o con del muschio o con un panno bagnato in modo da tenere più umido possibile durante la giornata. Poi quando torniamo a casa gli diamo da bere subito. Adesso vedo qua laterale, non so se si vede. Metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco. Non metti a fuoco. Lì in punta si sta formando un altro germoglio, quindi la pianta sta rispondendo bene sia alle concimazioni che alla bagnatura. Oggi sta piovendo, quindi l'ho lasciata fuori in modo che si bagna tutta la terra per bene. La pianta, in quando sono in questi stati, non è morta, ha solo avuto un colpo di caldo. L'unica roba sarà fare adesso, farla riprendere, ricordarci di tenerla bagnata, concimata e tutte queste germogli che partiranno, lasciarli crescere in modo che diamo forza e vigore alla pianta e poi la pianta successivamente a questa ricrescita avrà accumulato abbastanza energie e successivamente noi potremo andare a fare una defogliazione per stimolare la pianta a buttare nuove gemme sia dal tronco che dai rami che ci sono. Questa fogliolina, questa, fino a 2 giorni fa non c'era neanche, quindi nel giro di 2 giorni la pianta ha iniziato a crescere con una velocità incredibile. Altra cosa che porterò avanti, che vedete questa qua, è una piantina di Celtis, oppure bagolara come viene chiamato. Praticamente, allora, era una piantina più o meno alta da qua, era più o meno alta così, più o meno sarà stato, l'ho presa da fuori quindi sta gocciolando un sacco. L'ho tagliata in modo da eliminare tutte le gemme e le foglie che stava producendo sopra e
l'ho invasata in akadama, fatto una leggera potatura di radici di quelle più grosse che non servono. Sotto qua c'è il tronco che ha un movimento veramente bello, molto interessante, però finché non radica lo lasciamo coperto, poi andremo a scoprirlo. Come vedete, anche questa sta iniziando adesso nel giro di, dove è passato? 3 giorni? 2-3 giorni, anche lei ha iniziato a risvegliare le gemme. Vedete? Non so se mette a fuoco. Eccolo qua. Vedete, ci sono due gemmine. E sotto qua ce n'è una terza. Vedete lì sotto? E metti a fuoco. Eccola. Il prossimo passo sarà farli crescere in modo da far radicare bene la pianta e poi andremo a sviluppare. Speriamo che vada a buttare qualche rametto da sotto perché voglio abbassare l'altezza per andare a creare uno showing veramente piccolo. E vediamo cosa tireremo fuori anche da questo. Quindi seguiremo anche il processo di costruzione di un mini bonsai da una pianta raccolta in natura come questa qua. Andremo a riprenderla e vedere cosa avrà sviluppato e cosa dovremo andare a fare. Ok? Quindi questo breve video di aggiornamento è finito. Io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e se avete domande scrivetemele qua sotto nei commenti che vi risponderò. Per questo video è tutto, io vi saluto al prossimo video. Thank you.